Allora, buonasera a tutti, praticamente sono qua a presentare un po' i nuovi acquisti, oltre la colonna storica del Gabice che già faceva parte anche gli altri anni, diciamo, un po' della squadra e logicamente della società. Sono Antonio Tedesco, laterale offensivo, Francesco Vegliò, attaccante, Bastianoni Federico, laterale offensivo, Sabatini, anche se non c'è bisogno di presentazione, è centrale difensivo, Vajerani Davide, centrocampista centrale, e Celato Nicolò Portiere. Adesso lascio la parola ad Antonio. Sì, buonasera a tutti, sono Tedesco Antonio, sono attaccante esterno e provengo dalla Pergolese dove l'anno scorso ho giocato e niente, saluto tutti i tifosi. Come nasce il contatto con il DS Maggi e quello che siete diplomati tra i tifosi del Gabice? Per prima cosa ho sentito il presidente, a cui ho avuto modo di parlare, e poi ho sentito il direttore che mi ha annunciato un po' il progetto di quest'anno e ho accettato subito anche perché mi sembra una piazza promettente dove comunque si vogliono fare cose in grande e sono contento di questa scelta. Ecco, i tifosi vorrebbero anche una presentazione delle tue caratteristiche come giocatore. Io sono un esterno d'attacco, mi piace giocare sulla sinistra dove posso col piede forte rientrare dentro il campo, creare superiorità, andare al tiro e magari anche qualche assist ai compagni. Idea ti sei fatto in virtù del prossimo campionato? Sappiamo che ci saranno anche delle formazioni ruotate, una in particolar modo. Cosa pensi che possa fare Gabice la prossima stagione? Io penso che comunque ho visto anche il girone, un bel girone abbastanza tosto, però penso comunque che potremmo ambire a un campionato di vertice e di questo sono anche abbastanza convinto. Buonasera a tutti, sono Vegliò Francesco, e sono il nuovo attaccante del Gabice, provengo dal Valfoglia e un saluto a tutti i tifosi del Gabice. Ecco, anche a te ti chiedo le tue caratteristiche di presentarti un attimo. Ah, sono un attaccante in movimento, mi piace giocare e far sviluppare le azioni di gioco e amo dribblare quando c'è l'opportunità. Senti, gli addetti ai lavori stanno già dicendo che Gabice ha fatto un grande colpo con te, le aspettative saranno tante, se ti senti di promettere qualcosa ai tifosi. Non faccio promesse, però speriamo di fare una grandissima annata, conoscendo anche l'organico che è stato creato. Che idea ti sei fatto prima del tuo avvento, già negli anni passati, di questa società? Mi è sempre entusiasmato l'idea di questa squadra. E quindi, una volta che è capitata l'occasione, ci ho pensato molto e ho accettato. Quindi diciamo che adesso ti mettiamo in difficoltà, promettiamo una cifra doppia a livello di gol. Speriamo di sì, ma meglio, meglio rimanere. Meglio passare il microfono. Arriviamo anche a te, tanto buonasera, presentazione, ruolo da squadra lì. Buonasera a tutti, sono Bastianoni Federico, sono un attaccante esterno e vengo dal Valfoglia. Ecco, anche a te le stesse domande che sto chiedendo un po' anche ai tuoi compagni, che tipo di giocatore sei anche per raccontarlo un po' ai tifosi del Gabice? Sono un esterno destro, posso giocare anche mezz'ala in mezzo al campo. Mi piace molto giocare palla a due tocchi e sono un tipo di giocatore che è sempre a servizio della squadra. Le aspettative, l'avrei già visto sui giornali, letto sui vari media, sono tante per la prossima stagione. Volevo dire se la tua scelta è arrivata anche perché hai sentito da subito quello stimolo e quella motivazione in più. Ho sentito il presidente già l'anno scorso e so che è una persona ambiziosa, insieme al direttore Maggi, quindi sicuramente con delle persone ambiziose si può fare molto bene. Lo chiedo a te per primo, è un fattore da non dimenticare, il Gabice sappiamo che ha grande seguito, no? Soprattutto nelle partite interne ci sono numeri importanti. Ecco, la tifoseria potrebbe essere il dodicesimo uomo anche in vista della prossima stagione. Certo, è un fattore importante sentire il calore del pubblico che sarà sempre vicino a noi. E sicuramente con loro riusciremo a fare del nostro meglio. Ti ringrazio e ti chiedo di passare il microfono al capitano.
Ciao Alberto, sei un amico che ritroviamo con piacere, per parte della vecchia guardia e diciamo che sei anche un veterano, se non erro sarà la tua sesta stagione qui a Gabice il prossimo anno, non sbaglio? Sì, esatto, sesta stagione, ben trovati. In questo momento né il presidente né il DS ci sento. Volevo chiederti, arrivate da due stagioni davvero dove avete ottenuto due salvezze importanti ma anche sofferte, l'obiettivo per la prossima, in virtù anche di questi compagni che siedono questa sera vicino a te, è quella di regalare qualche soddisfazione in più ai vostri tifosi, sicuramente meno patenti. Beh, questo sicuramente, poi visto comunque la squadra che è stata costruita, e diciamo che sono tutti giocatori di categoria importanti e dei quali si conoscono i valori, quindi ci sono tutti i presupposti per far bene, poi chiaramente dipende da noi, quindi è il campo poi che parla col mister. E quindi il capitano che consiglio se si può di dare i nuovi arrivi? Ma il consiglio, cioè, sicuramente non hanno bisogno di consigli, quello che si dice è che comunque la cosa più importante è quella di formare un bel gruppo, perché comunque è stata sempre la nostra forza da anni e quindi quest'anno, col fatto che comunque si è cambiato tanto, penso sia la cosa fondamentale dalla quale partire. Alberto, lo stimolo in più può essere che dove c'è una società seria c'è un progetto serio, no? Quindi lo sappiamo, i Gabici magari scudolatamente mettiamola così non lo dice, ma cercherà sicuramente di fare un campionato per puntare anche in alto. Lo senti questa carica in più di responsabilità in virtù della prossima stagione che ricordiamo sta per iniziare? Ma sicuramente ogni anno quando si incomincia non si gioca mai per perdere, quindi direi che si parte sempre da questo presupposto. E quest'anno, come ti dicevo prima, la squadra secondo me è forte, ci sono giocatori forti di categoria, quindi si gioca per far bene. Poi chiaramente ci sono anche gli avversari, come dicevamo prima, sarà un campionato molto molto tosto, vedendo tutte le squadre che ci sono nel girone. Però noi sicuramente andiamo a giocarcela con tutte e poi vedremo cosa riusciremo a fare. Sicuramente daremo il massimo ogni domenica e ogni settimana per cercare di fare il risultato. Adesso ti facciamo respirare, ti facciamo passare il microfono. Ok. Abbiamo ottenuto un po' di più proprio perché... Va bene, allora iniziamo a conoscere lui, nome e cognome. Ciao a tutti, sono Davide Vajerani, sono un centrocampista e vengo dal Valfoglia. Ecco, anche a te ti chiedo le tue caratteristiche tecniche, se ti presenti un attimo ai tifosi. Sì, io gioco davanti alla difesa, mi piace impostare il gioco, cerco di giocare a due tocchi e velocizzare un po' la manovra. In base anche al lavoro che stai dicendo, lavoro sport, chiamiamolo così, se hai anche un centrocampista goleador in carriera, qual è stato il tuo massimo di score in campionato? Beh, adesso goleador è un parolone. Però ho fatto anche altri ruoli, giocavo anche trequartista e in una stagione ero riuscito a fare 7-8 gol. E adesso da 4 anni gioco davanti alla difesa, mi trovo molto bene, sei sempre con la palla tra i piedi e ti diverti. Cosa ti ha convinto ad arrivare qui a Gabice? Beh, sicuramente avevo sentito Gabriele Maggi e il presidente. Mi convinceva il progetto ambizioso e secondo me possiamo fare veramente veramente bene. Perfetto, adesso ti chiedo di passare il microfono. Noi almeno della Romagna anche nei nostri campionati hai un'eredità importante, no? Quella di Giacomo Palazzi, che sappiamo che è stato per questo si fa un portiere davvero determinante. Quello che ti senti di dire non i tifosi? E raccontaci anche un po' il gelato, qual è stato il tuo percorso da giocatore? Allora, il mio percorso da giocatore è partito nel settore giovanile del San Marino con il mister Papini, che ritrovo quest'anno. Poi è stato un parecchio girovagare, esperienze in interregionale in Umbria, in Emilia e poi qualche comparsata nel campionato di promozione in Romagna e poi mi sono stabilizzato praticamente da 6-7 anni nel campionato marchigiano tra Serie D e Eccellenza. Anche tu immagino che sono subito colpito dal progetto ambizioso che ha questa società, no? Certo, io mi sono sentito con il direttore Maggi, abbiamo avuto un paio di incontri
da cui ha partecipato anche il presidente al secondo, e sono stato colpito dalla programmazione, che è una cosa molto importante per una società, perché partire subito ti dà l'opportunità di sentire più persone possibili e avere un'organizzazione importante. Cosa non di poco valore è stato che hanno fatto sì che io accettassi la loro proposta, è stato il discorso delle strutture, che a Gabice sono molto importanti, e nel mio girovagare di strutture così ne ho trovate veramente poche, se non nessuna, anche in categorie superiori, e questo è una cosa, è un valore aggiunto a una società del genere. E tra l'altro poi sono stato, penso, il primo arrivo, e sono state dette delle cose, che dei giocatori che sarebbero arrivati, e sono arrivati tutti quelli che mi è stato promesso arrivassero, e questo fa del presidente, di Gabriele, due persone serie di parola che hanno ancora più rafforzato la mia scelta. Parliamo anche di Papini, è stato sicuramente anche lui a volerti fortemente, quindi immagino che la tua scelta sia stata anche oltre al presidente e al direttore sportivo per il mister. Sì, anzi, perché devo rettificare, perché il primo a chiamarmi è stato il mister, poi nel giro di 30-40 minuti dopo mi ha chiamato Gabriele anche, però la prima chiamata l'ho ricevuta dal mister, sì. No, conoscendolo come persona, come allenatore, è sicuramente è stato un valore aggiunto per far sì che io accettassi l'opzione di Gabice, nonostante avessi altre richieste anche da altre categorie, ma alla mia età, a 28 anni, contano molto il valore delle persone, e ho riscontrato il loro delle persone serie, e quindi non ho avuto dubbi. Ci troviamo per il secondo anno qua a presentare i nuovi arrivi. Ringrazio personalmente Gabriele Maggi per il prezioso svolto che ha, per il lavoro che ha svolto in questi giorni per la società. Perché sinceramente pensare che in 15 giorni, con un programma e un progetto di in qualche modo rinnovamento della rosa, che era indispensabile per ridare, diciamo, spazio ai giovani e creare anche nuova linfa, nuove emozioni, nuovi stimoli, e sapevamo poteva essere, diciamo, un anno ancora più impegnativo nella fase del mercato estivo. Invece in realtà siamo arrivati in breve tempo alla conferma di un allenatore, che è il mister Papini, che è qua questa sera con noi, fondamentale, perché è una pedina che siamo riusciti a mettere in maniera coesa, compatta, con tutti i dirigenti che seguono insieme a me la prima squadra, insieme al direttore Maggi. Quindi è una persona sicuramente di esperienza, che negli ultimi anni ha lavorato con tanti giovani e che quindi porta sicuramente esperienza e anche tranquillità in questo inizio di progetto, che per noi è fondamentale. Quindi è un progetto che non è per il 2018-2019, ma è un progetto a lungo termine, quindi deve partire con delle radici, con delle strutture piuttosto solide. Per questo non abbiamo fatto altro che andare a riconfermare dei ragazzi come Alberto, che logicamente rappresenta un gruppo al quale va sicuramente tutta la nostra gratitudine per quello che abbiamo gioito e vissuto in questi ultimi anni. Quindi è qui in rappresentanza dei ragazzi a cui va un caloroso insomma, applauso, ringraziamento da parte della società, in bocca al lupo per quello che andranno a fare nella loro vita personale e calcistica. Insieme ad Alberto, Lorenzo Costa, Andrea Grassi, che sicuramente sono tre giocatori importanti, Simoncelli Luca, Luca Grandicelli, chi ho dimenticato? Simone Pratelli, esatto, che vanno, diciamo, a rappresentare un po' il gruppo che è rimasto al Gabice Gradara. Siamo andati a lavorare attorno per logicamente rimpiazzare quelle che erano le pedine importanti, che comunque ci hanno fatto soffrire in questa ultima stagione, ma che, ripeto, hanno rappresentato tanto per la nostra società. E quindi a partire da Niccolò Celato, Vairani, Bastianoni, e poi è arrivato Vegliò e Tedesco, sicuramente, e Passeri, perché comunque abbiamo anche, non dimentichiamo Passeri, pedine importanti. Quindi ritengo che la rosa sia una rosa competitiva che ci possa dare la possibilità di iniziare a lavorare nel modo migliore. Come società non dimentichiamo che lo scorso anno sono stati fatti investimenti importanti insieme all'amministrazione, quindi quello che ha detto Niccolò per noi è importante, ma va anche detto che dietro ci sono degli investimenti importanti. Abbiamo due custodi e una segretaria, i due custodi, comunque, se la struttura è così bella e si presenta in questo modo, è perché comunque dietro c'è del lavoro e degli investimenti. Quindi la società ci tiene, perché oltre alla prima squadra lavoriamo anche per oltre 200 bambini, che poi devono essere la linfa per il nostro futuro. Quindi sicuramente non ci fermiamo
fermiamo qua, andremo a completare la rosa con qualche, diciamo, giovane che verrà ad aiutarci nei ruoli in cui siamo ancora un po' lacunosi, e nei prossimi giorni, diciamo, andremo anche a definire alcune posizioni che ancora oggi non sono proprio, non sono chiare. Credo che comunque con la presentazione di questa sera si sia visto il lavoro svolto, un lavoro importante, e quindi per i nostri tifosi che gli aspetto numerosi si apre una nuova stagione, ai ragazzi che hanno scelto Gabice Gradara ringrazio per le parole che hanno speso e auguro un in bocca al lupo, tanti auguri per questa nuova stagione a loro, al mister, a tutto lo staff tecnico e non da meno al gruppo dei dirigenti che mi affiancherà in questa responsabilità e in questo bel hobby che abbiamo e che spero ci dia tante soddisfazioni. Ecco, chiamo qua vicino a me, visto che siamo alle battute finali, il nostro mister Papini, Mirko Papini, per un saluto insieme ai ragazzi. Mister, battuta finale e saluti. Non posso che ringraziare la società, il direttore sportivo, perché in 15 giorni ha messo su la squadra, i giocatori che avevo richiesto sono arrivati, adesso manca qualche ragazzotto del 2000 e credo che siamo a posto, dopo bisogna solo partire e cercare di fare bene, perché le aspettative ormai sono tante, ormai qui mi avete già messo in croce a me, comunque. Però dai, ripeto, sono contento, ho già detto prima che sono ragazzi, oltre che essere bravi come giocatori, mi sembra che l'analisi sulle persone è buona, sono ragazzi anche a posto, quindi per creare una buona squadra bisogna creare prima un buon gruppo e poi fai la squadra. Credo che questi siano ragazzi che hanno le caratteristiche per essere sì, un buon gruppo e una buona squadra, e allora tutto quanto è possibile. Siamo ambiziosi tutti, ho visto molta energia nei ragazzi, ho visto molta ambizione, molta voglia, quindi noi ce la metteremo tutto, insomma, per darvi delle soddisfazioni.